Al Palauda del campus universitario di Chieti arriva una task force per le vaccinazioni con il comitato Mani Unite, che arriva direttamente da Padova per dare manforte appunto a questa campagna di vaccinazione, che sarà contestualizzata appunto all'interno del Palauda di Chieti. Con me c'è Eleonora Caramanna, che è presidente del comitato Mani Unite per Padova, gemellato in qualche modo con l'ASL di Chieti per dare una mano, una spinta forte, un aiuto appunto a questa campagna di vaccinazione anti-Covid. È la prima volta che siamo venuti a Chieti, è successo nel 2020 in pieno lockdown, e abbiamo pensato ai bambini, abbiamo omaggiato il reparto di pediatria di 5 smartphone nell'ambito di un progetto fatto in rete con un'associazione di Milano che si chiama Davide il Drago, in modo tale che i bambini nel periodo di lockdown fossero connessi alla vita con questi dispositivi telefonici. Quindi Chieti ci ha conosciuto il 1° maggio, siamo ritornati ad ottobre quando ci hanno dato la possibilità di liberarci per incontrare il primario della pediatria, il professor Chiarelli, e oggi ribadiamo questa amicizia che è nata dai bambini. E adesso abbracciamo gli anziani con questo progetto che si chiama SOS Covid, noi ci siamo, Chieti chiama Padova, e siamo qui con tutta la nostra forza di volontari che rappresentano semplicemente delle mani ad aiutare la città di Chieti a portare avanti il piano vaccinale. Angela Paolucci, presidente della Croce Rossa Italiana per Chieti, ci sarete anche voi con i vostri volontari e le vostre energie proprio a dare supporto a questa campagna vaccinale all'interno del Palauda di Chieti? Sì, come al solito Croce Rossa c'è sempre, ringrazio per questo tutti i volontari. I volontari che non sono presenti soltanto qui in questo luogo quest'oggi e per i prossimi giorni, ma sono presenti anche su vari territori, quindi tutti i nostri territori che poi sono afferenti al Comitato di Chieti, e sono impegnati sugli screening aziendali, sugli altri centri vaccinali, nonché per tutti i servizi che quotidianamente Croce Rossa porta avanti. Ricordiamo che vanno avanti come al solito i servizi di pronto farmaco, pronto spesa e distribuzione alimentare alla popolazione, quella fetta di popolazione che non è in grado di provvedere a se stessa, che quindi ha avuto con questa pandemia una problematica a livello proprio di tipo economico. Io proprio colgo l'occasione e mi sento di farlo, quindi utilizzo il vostro mezzo per ringraziarli, questi volontari, perché vi assicuro che sono stati impegnati dal primo giorno della pandemia. Volontari che sono stati impegnati in tutte le ore, nei festivi, nei prefestivi, nei giorni feriali, eccetera, e quindi hanno portato avanti le proprie questioni, molti di loro anche con delle problematiche, perché molti volontari, proprio al fine di aiutare il prossimo, hanno avuto problemi anche loro con il Covid.